Luci della ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli. Completiamo il ciclo di interviste ai protagonisti di Inaudito con un ospite che torna veramente a trovarci dopo tanto tempo, che è già stato ospite due volte, è stato l'ospite con cui abbiamo aperto la rubrica e che l'anno scorso è tornato con suo figlio Gabriele. Bentornato a Mino Caprio. Grazie Marco, grande Marco Bonardelli. Ormai ci lega un rapporto continuativo, Direi proprio di sì. Di stima reciproca. Assolutamente. L'aspetto più essenziale. Assolutamente. Mino, infatti io sono felice di averti nuovamente qui, e questa volta per un'occasione lieta, dopo il ricordo di Gaetano d'Arcasia. Stavolta invece parliamo dello spettacolo che terrai dal 10 febbraio fino al 22 al Teatro Petrolini, Inaudito, scritto da Giorgio Lopez, che ne è anche protagonista con te e con Paolo Buglioni. Ecco, qual è il tuo ruolo all'interno di questo spettacolo, che come già ci raccontava Giorgio è uno spettacolo molto particolare? È vero, siamo intanto, io direi, non tre protagonisti, ma quattro, perché c'è poi l'elemento femminile, esatto. Francesca Orsini, che è una giovane allieva di Giorgio Lopez, che sicuramente farà strada, sia per la sua avvenenza, che è una gran bella ragazza, e anche per le sue capacità recitazionali. Sì. E, dicevo, tre protagonisti, mi riferivo ovviamente a Giorgio Lopez, che come tu hai precisato ha scritto e quindi diretto questa pièce, e poi c'è Paolo Buglioni. Sono due amici, io devo dire la verità, quando Giorgio mi sottopose in Indo Tempore questo testo, io nel leggerlo ho pianto da ridere, e poi rileggendolo ancora ne ho recepito anche l'assunto che il testo vuole proporsi. In termini psicoanalitici, e volendo essere seriosi, non mi sfugge il riferimento alla natura umana, che ormai è paragonata ad un rifiuto umano, insomma, per come agisce, per come si comporta, per quelli che sono i suoi fini. E in effetti si parla di, potrei dire, di un momento topico cloacale / anale. Prima della fase pre-puberale, io ricordo che ho studiato, esatto, vari testi di psicologia anche infantile, psicopedagogia appunto, esatto, e ricordo, sì, che il bimbo tratteneva le feci in senso anche ludico, ma edonistico, godeva nel trattenere le feci, no? Ecco. C'è lo scritto si riferisce appunto all'organo per antonomasia, all'organo anatomico per antonomasia, che poi espelle il detrito dell'organico umano. Sì. E qui viene appunto, ecco, si sviluppano da questo, si sviluppano riflessioni, Giorgio, dell'autore, e si sviluppano e si avviluppano in mille rivoli poi grazie alla presenza femminile, io non saprei neanche connotare sessualmente questi tre protagonisti, in effetti non si capisce bene, sono uomini, sono donne, o sono entrambi, ebbene ecco, l'elemento diciamo migliore, perché oltre che bello, perché sembra una Beatrice dei giorni nostri, ecco, va a condurre poi, consiglia, veicola, oltre che poi aver criticato questi tre esseri, questi tre individui, li porta presso di sé, e sarà una fuga catartica, probabilmente sì,
o l'esizio ancora più profondo del baratro. Ecco, lì lo spettatore sarà lui poi a decidere, insomma, pirandellianamente. Il testo si rifà un po', perché io lo so che Giorgio è un grande amante del teatro dell'assurdo, ma lo sono anch'io, quindi tutto so che è becchettiano, però c'è anche qualcosa di campanile, c'è, poi ecco, sì, ieri che era sabato appunto, diciamo l'ultimo sabato della prima della prima, insomma, che sarà martedì 10 febbraio 2015 appunto, si diceva, dice, ma nessuno mai diciamo autore primordiale di una corrente ex novo, perché comunque anche, diciamo, il filoneista si rifà sempre a un qualcosa di vissuto e attraverso un retaggio didattico, quindi di studio, di lettura, eccetera, poi magari in modo endogeno partorisce una sua teoria. Oddio, ho parlato troppo seriamente. No, assolutamente. Comunque, insomma, so che sono comunque, ho capito, tre personaggi ben delineati, perché Paolo mi diceva che il suo era quello, insomma, fissato con la virilità, per esempio. Sì, esattamente. Io sono più femminile, se vuoi, senza dubbio, ecco, posso dire questo intanto. E anche un nobile decaduto, come aspetto, anziano signore, potrebbe essere rappresentato da Giorgio. Si ride, però si riflette, ci sono dei momenti seri, di teatro, di prosa serio, ed è un bel assistere, un bel sentire, non parlo di me, perché insomma sarei, insomma, un po' banale se parlassi, ecco, se mi autolodassi, no? Insomma, però ecco, devo dire, ecco, Paolo, soprattutto Paolo, ha dei momenti molto, molto intensi, mi fa piacere stare con lui e ovviamente anche con Giorgio, che mi ha dato la possibilità. Ecco, torno a ripetere adesso in modo strettamente amicale di aver rivisitato e recuperato due grandi amici, compagni di lavoro, ma anche amici, perché ci siamo frequentati anche in altri ambiti, non solo quelli del lavoro. Questa è una bella cosa, perché chiaramente c'è ancora più sintonia. Sicuramente, sicuramente, sì, sì. Ecco, tre belle personalità, tutte distinte fra di loro, perché ognuna ha una sua personalità ben delineata, ben definita. Certamente l'abbiamo costruita insieme, devo dire che Giorgio è stato molto carino, perché non ha coordinato, però anche con il nostro aiuto. E poi evidentemente è stato bravo, forse, non parlo di me, però insomma, a distribuire il personaggio su evidentemente una personalità che convive in noi, in quella di Paolo, in quella mia, in quella sua, di Giorgio Lopez appunto. Pertanto sono tre stili diversi che però insomma si permeano, si amalgamano. Sono tutti complementari. Poi insomma c'è la parte poi di Giorgio, anche come il puntare poi con questa ragazza anche su un volto nuovo. Molto nuovo, sì, senza dubbio. Io guarda, credo che ecco, la ragazza deve crederci, perché certamente i giovani spesso sono un po' non disamorati, ma vedono che è difficile il percorso da intraprendere. E io ho cercato di incoraggiarla, perché se lei ha intenzione, diciamo che ha le peculiarità dalla sua parte e ha le potenzialità giuste. Io credo che può attenderla un futuro importante. Certo, deve avere anche fortuna, deve guardarsi bene da situazioni che possono essere magari illusorie, perché spesso purtroppo è così, specie per una bella ragazza, non è facile appunto il cammino, e ha bisogno di fortuna, ripeto. Però se lei, ecco, lei è studentessa di lettere, è di Pisa, Francesca Orsini. Se lei con la sua personalità ben determinata riesce a stare ad essere guardinga, attenta, oculata in quelle che saranno poi le situazioni sue future, io le auguro un ottimo futuro da attrice.
Questo è importante perché chiaramente a luce della ribalta parliamo anche di cose, ecco, di spettacolo a livello motivazionale, proprio per via di queste situazioni che tu hai esposto. Certo, immagino che poi chiaramente anche nelle pause avrai fatto questo discorso a Senza Francesca, dubbio, immagino. certo, senza dubbio. Esatto, perché. Non è stato semplice il rapporto anche con la regia, ci sono stati momenti di crisi, però fanno bene perché i giovani non possono avere tutto apparecchiato, hanno tutto pronto, pertanto ci si poi autocorazza, no? Si veste un tipo di corazza, ci si munisce di una corazza che poi ti serve poi per il futuro per affrontare altre situazioni e vedrai che l'esperienza attuale poi sarà motivo di grande preparazione poi per e prontezza per i cammini successivi. Esatto, anche perché poi, a parte il doppiaggio, comunque anche nelle fiction e nel cinema si va di ritmi molto sostenuti Certo, negli ultimi tempi. Allora, questo è importante, questo certo, proprio perché ovviamente a luce ribalta ci indirizziamo anche verso gli aspiranti, proprio non solo doppiatori, ma anche proprio attori, cioè ragazzi che comunque si vogliono esprimere nel mondo dello spettacolo. E appunto, visto anche certe situazioni a cui tu alludevi, a volte ci si scoraggia, forse anche la crisi purtroppo non aiuta. E questa è una cosa importante. E infatti, ecco, noi abbiamo da poco trovato Gianfranco Miranda, che per esempio è un giovane che appunto non viene da nessuna famiglia di doppiatori, assolutamente. e ce l'ha fatta. E ce l'ha fatta, esatto, perché poi anche questo. E poi ascolta, prima di lasciarci, so che ti rivedremo, ti sentiremo in prossimo al doppiaggio in TED 2. Intendo due, sì, esattamente. Diciamo che ho già doppiato il trailer, per cui sai, i trailer poi vengono subito lavorati e inviati sul web, al cinema, come presentazione, no? A lunga gittata. Credo che sarà divertente anche questo, con le solite punte peccaminose di Seth MacFarlane, e staremo a vedere, insomma, come poi andrà il film. Ci Esatto. rivedremo per l'occasione. Ecco, lasciami dire che l'ultimo spettacolo, perché io insomma con Giorgio avevamo ormai un sodalizio per tanti anni, abbiamo fatto oltre che radio insieme in Via Siago nell'88 mi sembra, tra l'Incudine e il Martello, era il famoso spazio mattutino del varietà radiofonico, no? Che poi fu diciamo lanciato, aperto da Michele Mirabella, Tony Carrani e poi proseguito da Fabio e Fiamma e poi dai bravissimi Dose e Presta. Ecco, noi occupavamo nell'88 quella fascia lì, siamo stati per diversi mesi e poi bisognava interrelazionarsi diciamo, con l'ambiente in un certo modo strategico e machiavellico e pertanto noi presi anche da situazioni familiari, non abbiamo avuto modo più di riproporci in radio a livello nazionale, se non attraverso gli sceneggiati radiofonici. Poi adesso non fanno più quelli neanche ormai da 15 anni a questa parte. Ecco, lasciami consentimi di dire questo, Marco, che era dal 91 che io non ero più a teatro con Giorgio. Caspita, quindi insomma un ritorno dopo più di 20 anni, quindi. Avevamo sempre lavorato quasi sempre assieme con la regia di Massimo Migliaccio, che ci riuniva sempre, e dopo sì, dal 91 in poi era a volte un gatto di Cristiano Censi, ecco, l'autore era di Cristiano Censi, un bel testo simpatico, carino, molto carino, per il rapporto tra gli animali e gli umani. Ecco, quindi io riprendo, pensate, dopo quanti anni a fare una cosa teatrale, grazie a Giorgio che mi ha proposto questo personaggio. Dai, che poi insomma tu negli ultimi anni hai proprio tempo, hai proprio ricominciato col teatro dopo una pausa molto lunga. Sì, ho avuto una pausa molto lunga, sì, ho terminato con Confusioni di Alan Arkin per la regia di Adriana Martino, ho fatto un bel tour in tutta Italia. E poi purtroppo poi mi sono sposato sempre nel 2003 e quello è stato l'ultimo spettacolo in quell'anno.
e poi purtroppo situazioni drammatiche familiari mi hanno portato ad allontanarmi dal teatro e a proseguire soltanto come attore. Poi come mio figlio è diventato un bravissimo attore di fiction, eccetera, mi ha ridato, come spesso sono solito dire, tanta linfa nuova, tanta forza, e mi ha rimesso su piazza, insomma, ecco, mi è tornato quell'entusiasmo, quella voglia di dover riaffrontare il pubblico. E infatti piano piano, attraverso prima le letture, anche davanti a grandi pubblici, e poi il teatro, infatti l'ultima occasione è stata con la regia di Marcello Sindici, il Raffaello e la leggenda della Fornarina, un'opera musicale bellissima dove io facevo un personaggio stupendo, e che l'abbiamo posto in essere al Salone Margherita, famoso Salone Margherita, un teatro antichissimo di Roma. Esatto, speriamo di poterlo rifare, perché mi è rimasto veramente nel cuore questo musical. Che poi Salone Margherita, insomma, è un locale storico, perché è il locale del Bagaglino, dove si esibiva il grande Re Staglionello, che è stato tuo maestro. Esattamente. E poi, Petrolini, innanzitutto, ecco, i primi tempi, Petrolini addirittura. E poi, tornando un attimo a te, di Asel McFarlane, ricordiamo che tu l'hai doppiato anche in quel film Un milione di modi per morire nel West. Sì, esatto, io non so che eco abbia avuto questo film. Qui in Italia non credo un enorme successo, mi sembra. Io non ho avuto neanche modo e tempo di poterlo andare a vedere al cinema. Però era assai divertente. Io quando l'ho doppiato c'erano delle scene, secondo me, molto molto divertenti, spassosissime, sempre con lo stile suo, dei Griffin, di Ted, e lui si cimentava per la prima volta come attore protagonista, nonché come regista, nonché come produttore, se la canta e se la suona, e va bene. E poi c'era Charlize Theron, poi c'era Liam Neeson, parecchi personaggi. Sì, c'era anche, all'esterno era doppiata, credo, da Claudia Catani. Sì, esatto. Da Claudia, sì, che l'aveva doppiata anche in altri film, tra cui The Astronaut's Wife, e poi c'era anche Christopher Lloyd, doppiato da Dario Penne, che riprendeva il personaggio di Doc Brown di Ritorno al Futuro. Esattamente, sì. Cioè, questa chicca, so che sicuramente sarà piaciuta, insomma, esatto. Ma insomma ce lo rivedremo poi fra non molto su Italia 1, secondo me, anche se insomma ci sono situazioni un po' scabrosette, però ormai io vedo che fanno di tutto, non c'è più ostacolo a niente. Beh, no, poi insomma Italia 1 è stata anche una delle prime, la prima TV a proporre il cinema horror, quando la Rai non lo proponeva, quindi diciamo, su Sky, se fosse, magari già è andato in onda, non lo so. Potrebbe anche essere. Comunque, sì, Italia 1, diciamo che ha un target, diciamo, poco bisognoso della protezione di censure o tagli. Sì, è vero, è così. Infatti, proprio perché appunto già dagli anni 80 proponeva i film dell'orrore, con lo zio Tibbia soprattutto, il medico zio Tibbia doppiato da Fabrizio Castellini. Dovrebbe essere sempre comunque misurati. Come mi riferisco ai programmisti di questa TV, perché sai, i ragazzini ancora devono andare a dormire, quindi magari si trovano davanti a televisioni che insomma non sono veramente educative e formative per loro. Infatti sì, questo è una cosa ovviamente va regolamentato, ovviamente questo sì, assolutamente. Questo video, io ti ringrazio, ovviamente, il tempo che mi hai dedicato, e ovviamente in bocca al lupo per lo spettacolo. Grazie Marco, speriamo che se tu fai una fuga, una scappatella a Roma, possa essere tu uno dei nostri ospiti più graditi. Lo spero tanto, guarda, speriamo, lo vedo difficile, ma speriamo tanto, mi piacerebbe da morire, assolutamente. Ok, Mido, a presto. Un saluto a te e a tutti i tuoi appassionati ascoltatori. Avete ascoltato? Luci della Ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli.